Ciao, sono Stefania, sono un art stylist. Vi do il benvenuto in questa rubrica dove avremo degli appuntamenti e vi svelerò qualche piccolo segreto della mia professione. Cominciamo dalla piega. Perché la piega? La piega perché è quella cosa che ci può aiutare in un momento di difficoltà, per esempio, un invito all'ultimo momento. Oddio, un disastro, i capelli sono sporchi, che faccio? Rinuncio? No, assolutamente. Quindi un'idea. L'idea potrebbe essere: iniziamo con un perfetto shampoo molto idratante perché ci renderà il capello setoso e bello. Possiamo utilizzare un buon conditioner e dopodiché io qui ho una silhouette da poter farvi mostrare quello che potete fare voi a casa. Per esempio, dopo che avremo tamponato i capelli, messo il prodotto adatto, potremmo creare un look mosso, morbido, quello che in questo momento è una forte tendenza degli anni 80. C'è un trucco che usavano le nostre nonne, i straccetti, servivano per fare dei riccioli. Noi lo faremo con la carta, perché all'ultimo momento questo potremmo avere. Non siamo magari organizzate e quindi rapidamente con i capelli asciutti spruzziamo un filo di lacca, pieghiamo in questo modo, giriamo le punte su se stesse. Proprio perché il capello è asciutto, non avrà una piega estremamente forte e faremo tanti fiocchetti. È come un piccolo bigudino. Questo potremmo utilizzare acqua per inumidirlo e poi scaldarlo eventualmente con foam o mettersi al sole se ce n'è. Proseguiremo su tutta la testa. Li abbiamo scaldati e ora vado a scioglierli. Ne ho prese solo 3 sezioni per dimostrare la semplicità. Li sciogliamo. Naturalmente solo queste 3 sezioni per non annoiarvi con tutta la piega, però per dimostrare quanto è semplice. Con un piccolo gesto e facendo il calcolo in 15 minuti voi potete ottenere questo risultato, perché ci vorranno 5 minuti per avvolgerli, 5 per scaldare e 5 per aprirli. Guardate che bella ondulazione morbida, una volta fatta su tutta la testa, avrà un effetto riccio alle punte e molto naturale alle radici. Ovviamente più lo scaldiamo e più possiamo ottenere un risultato più piegato, anche per quante ne metteremo. Più ne mettiamo e più otteniamo un effetto di grande volume. Per ottenere un effetto molto fashion, magari da discoteca, andiamo a cotonarlo un poco con le mani, così, e otterrete un effetto molto aereo, ricco proprio. Diciamo quasi da passerella. Vi sentite stravaganti? Volete una serata speciale? Perché no? Utilizziamo le treccine, quest'anno sono di gran moda. Faremo tante treccine intorno alla testa, saranno delle piccole sezioncine, non più grandi di queste, dove le avvolgeremo, le lasceremo tutte libere. Naturalmente sarà su tutta la testa, il tempo non ci consente troppo. Faremo questo, le avvolgeremo. Sto fissando in maniera molto casuale, con delle forcine andiamo a creare dei movimenti così casuali a nostro piacimento e questo formerà un volume e sarà molto divertente, soprattutto le potremo molto sfruttare per l'estate. Se avete i capelli corti potremmo utilizzare un gel nella parte alta, nella sommità della testa, la lasceremo libera.
Utilizzeremo il gel solo ai lati, dove con una spazzola pettineremo. Questo si accosteranno e creeranno una disuniformità con il volume che è in alto, e li lasceremo liberi. Con il fond daremo delle forme e infine laccheremo e otterremo un volume molto strong. Bene, in questa puntata abbiamo parlato di come creare delle ondulazioni. Abbiamo visto che per ottenere una forma e un volume assolutamente nuovo abbiamo utilizzato i fiocchetti di carta. Abbiamo visto i capelli molto ricci e quindi ottenere un volume particolare ma disinvolto. Abbiamo visto come utilizzare le treccine per una serata speciale e raccoglierle in modo, direi, assolutamente disinvolto. E abbiamo visto i corti, come utilizzare il gel, una cera per spettinarli o, perché no, anche uno spray per ottenere un effetto molto strong e molto trendy. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Vi abbraccio e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!